Io e Oliviero ci siamo conosciuti circa 40 anni fa. Lui lavorava a Paese Sera e entrambi giocavamo a calcio. C'erano i tornei tra giornalisti e quindi quella fu l'occasione in cui cominciammo a vederci e anche a frequentarci. Poi, quando venne a Repubblica, dall'inizio di Repubblica c'ero anch'io e quindi si giocava insieme, si stava insieme in redazione. Successivamente continuiamo a giocare a pallone. Io mi occupavo di cronaca giudiziaria, lui soprattutto di calcio, però le nostre frequentazioni spaziavano poi ad altre zingarate e ad altri argomenti. Ovviamente il periodo più lungo in cui siamo stati accanto, vicini e partecipi fu l'inchiesta sulla Combine Italia-Camerun. Andammo quasi un mese in Camerun con una troupe che poi ci seguì anche in Corsica, in Francia, per fare altre interviste. L'accordo era che lui ne scrivesse su Repubblica ed io su Epoca, in quel periodo facevo l'inviata Epoca. Ci furono dei contrasti dell'ultimo minuto e alla fine Scalfari decise di non pubblicare la sua inchiesta e di dirottarla sull'Espresso, che uscì qualche giorno dopo la pubblicazione di Epoca. Da quel momento Oliviero rimase molto male con Repubblica, che non lo fece più lavorare, lo spostò in un altro settore. Alla fine ci fu proprio una lite professionale che si tramutò anche in una lite giudiziaria. La carriera di Oliviero non si interruppe, ovviamente, però ne risentì molto, ma lui ne risentì molto anche sotto l'aspetto psicologico e professionale. Era stato molto scocciato da questa mancanza di rispetto verso il lavoro che aveva fatto. Situazione che si è ripetuta nel tempo più di una volta, soprattutto alla RAI, dove fu letteralmente maltrattato, perché aveva un contratto da vice direttore e faceva delle trasmissioni entusiasmanti, che hanno sempre avuto un grandissimo successo, sia alla radio sia in televisione, ma ogni volta i programmi venivano chiusi, dava fastidio, dava troppo fastidio la sua schiettezza, la sua capacità di analisi, il suo rifiuto ad essere obbediente. Ad essere obbediente a qualsiasi linea che non fosse quella del suo pensiero, ed era un pensiero estremamente libero, democratico, attento, che precorreva i tempi, aveva una capacità di analisi, sia professionale sia umana, che andava oltre la cognizione normale del tempo, delle persone e delle cose. Recentemente ho letto che gli è stato assegnato in giudizio un risarcimento per questo maltrattamento subito professionalmente dalla RAI. E secondo me anche tutti gli utenti della RAI andrebbero risarciti perché è stata tolta a chiunque, a ciascuno di noi, la capacità, la possibilità, il privilegio di poterlo ascoltare, di poter capire come stavano le cose o anche certe volte come sarebbero andate a finire, non solo le cose, ma anche le situazioni, le storie, le persone. È chiaro che Oliviero ci mancherà moltissimo. Recentemente avevamo preso anche una casa di vacanze insieme in Portogallo, quindi avevamo continuato a stare insieme, abbiamo visto crescere i nostri figli, avevamo tanti programmi, tante aspettative che si sono, come dire, da un giorno all'altro troncate. Credo che questo dispiacere, mio personale ovviamente, perché era un amico carissimo, sia condivisibile da tutti voi che lo ricordate, che lo state ancora ricordando in questi momenti. Abbiatene cura perché è stata una persona speciale. È stato un uomo per bene.